perché oggi finisce il mondo, però siamo tutti qua, siamo tutti belli, vivi, meglio, no? No, importante, bella giornata invece, direi, forse sarà, anzi, posso dire, di buon augurio il fatto che i Maya abbiano predetto la fine del mondo ed è arrivata Yakini, no? Magari c'è qualche coincidenza, l'avevano scritto nel calendario, forse anche loro, sì, l'avevano scritto, pensavano alla Siena anche loro, come ci pensiamo tutti noi, però no, questa scelta, voglio dire, è stata dettata dal cuore nel vedere la squadra che probabilmente non aveva perso un po' di verbo ultimamente, quindi ci è voluto un po' una virata in questo senso, però mi sembra già dalla partita della Lazio, nonostante il risultato, perché poi è vero che hanno vinto, però di fatto è arrivato quel pareggio un po' beffa, perché come ha detto Piero, i 5 minuti da me parte non c'erano, perché assolutamente no, devo dire, è stata proprio, aveva fischiato tutto prima, poteva fischiare anche il secondo tempo prima, va bene comunque, però devo dire, finalmente ho visto il Siena giocare, ho visto il Siena agguerrito, palla a terra, tutto, passaggi di cioè, per me ha funzionato tutto bene. Purtroppo siamo stati, secondo me, anche un po' sfortunati, ma qui dobbiamo toglierci anche un po' questa sfortuna che non arriva il gol, perché in effetti ci siamo mangiati tre fondamentali proprio davanti alla porta, quindi merito di Carrizzo, metterei un punto interrogativo, tutti a osannare Carrizzo, non voglio per carità mettere in dubbio le sue potenzialità, però secondo me siamo stati anche noi a concedergli tanto, cioè essere stati buoni a non bucare la rete, e per questo per diventare un po' più cattivi, i nostri attaccanti devono diventare molto più aggressivi e guardare con gli occhi iniettati di sangue la porta. E oltre a questo, domani ci vuole una grande prestazione e ovviamente un grande tifo. Tantissimo tifo, infatti richiamo tutti i nostri tifosi bianconeri, ma secondo me non c'è neanche bisogno, agguerriti allo stadio con la voce alta a supportare i nostri ragazzi in campo. Senti, un'ultima domanda, queste voci che riguardano il mercato anche del Siena, no? E tutti ne parlano, nomi che vengono accostati alla Robur, nomi in partenza soprattutto, perché viene detto che il Siena deve per forza disfarsi degli elementi migliori, danno un po' fastidio alla società? No, secondo me no, ripeto, l'ha detto tutto il direttore durante la conferenza, quindi importante far partire questa rosa un po' troppo folta, e poi secondo me arriverà qualche sorpresina, il direttore è molto bravo in questo. Grazie. Poi Valentino ha detto, il direttore, che insomma la società ha le idee chiare e soprattutto ha voglia di provare a fare questa impresa e farà di tutto per riuscire. Sì, a noi, ripeto, io in campi di Serie B, con tutto rispetto, però non li vorrei più passare, io per prima, quindi non ci voglio neanche pensare. Poi non è finito, mancano ancora tutto il girone di ritorno, quindi la speranza è l'ultima a morire.